check per vedere che sia tutto ok. Siamo in diretta, ok. Ciao e bentornati in questa nuova live Passione e Motori. E come sapete, in queste live ho degli ospiti che ho conosciuto, delle persone che ho conosciuto durante questi anni del mio lavoro nel mondo dei motori e delle auto. Oggi abbiamo un ragazzo che, beh, come molto appassionato sicuramente di auto, è di motori, è uno youtuber ed è pilota e-sport. Vi presento subito Amos. Eccoci qua, eccoci. Ciao Amos. Ciao, ciao, ciao a tutti, buonasera. Come stai? Abbastanza bene, dai, ho appena finito la mia sessione di allenamento e quindi sono un po' stanco, ma tutto bene. Infatti quando mi dicevi, guarda, sto lavorando, finiscono 8 ore e ci vediamo, ci sentiamo lì. Pensavo a un Sì. lavoro normale, tra virgolette, anche se comunque è un lavoro, ma poi quando mi hai raccontato che il tuo lavoro è quello di guidare, insomma, Sì. Sì, è un bel lavoro, insomma. nel virtuale diciamo che ancora è strano chiamarlo magari lavoro, però ti assicuro che per 8 ore al giorno lo è come. Poi se non guidi effettivamente, ma come sto facendo io in queste ultime settimane, aiuto le persone, aiuto alcuni piloti reali a migliorare, quello diventa proprio effettivamente un lavoro. Beh, sì, concordo, concordo. Ma facciamo un piccolo passo indietro e raccontaci un po' la tua storia, come è nato tutto, la tua passione e quant'altro. Allora, io ho 24 anni, ma quando avevo 7 anni di meno, quindi quando ne avevo 17, avevo aperto il mio primo canale di YouTube con intenzione di far vedere alle persone. Ero piccolino, volevo far vedere agli altri che ero veloce sui giochi di Formula 1. Poi, successivamente, se avessi avuto l'opportunità di avere un PC, anche su giochi più competitivi, giochi più simulatori, ecco, più simulatori che giochi. È andata avanti bene, nel senso che ho avuto i miei primi iscritti, ho fatto tanti video, ne facevo veramente tanti, anche due al giorno, tre al giorno arrivavo a farne. Era proprio la mia passione più grande e nel mentre lavoravo anche in fabbrica, impacchettavo la pasta, ecco, quindi 8 ore in fabbrica che poi diventavano anche 9-10, più la sera passavo la mia vita a parlare davanti a una telecamera, a parlare davanti a un microfono e fare video, ecco. E nel mentre avevo anche una ragazza, non so come poi è finita male con quella ragazza, probabilmente perché non avevo tempo Non per gli dedicavi dedicarmi. abbastanza tempo. Sì, sicuramente. È andata molto bene, comunque sono, diciamo, scoppiato nel 2015-2016, arrivando a 30-40 mila iscritti, fino ad arrivare a 50 mila iscritti a fine 2017, e arrivavano nel 2017, sono arrivati anche i primi tornei non relativi solo a F1, sì, ma anche Assetto Corsa, comunque simulatori, Assetto Corsa, Air Factor 2, e beh, anche Forza Motorsport, che comunque considero abbastanza un gioco, forse peggio di Formula 1 dal punto di vista della simulazione. A fine anno del 2017 ho vinto un torneo nazionale al Motor Show di Bologna che mi ha concesso di vincere una vettura, una vera auto. Prima ancora su Formula 1 ho partecipato al primo evento al mondo che ha organizzato F1 eSport a Londra, arrivando quindi nei primi 40 e non arrivando per un posto alla finale, quindi 21esimo per delle cose un po' strane che erano successe lì. E l'anno dopo ancora il Pro Draft di Formula 1, ancora nei primi 40, l'anno dopo ancora nei primi 40 al mondo, più altri eventi al di fuori appunto di Formula 1, Assetto Corsa, dove ho fatto diversi eventi a livello anche mondiale, come Assetto Corsa competizione, sono entrato nei primi 10 al mondo su quel simulatore, e insomma
La mia carriera dal punto di vista del sim racing ha avuto una svolta nel 2017 e in 3 anni ho fatto davvero tanti, 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 tanti progressi. E però ho avuto una batosta 2 annetti fa, poco più di 2 anni fa, quando mi hanno hackerato il canale di YouTube e quindi avevo di fatto perso 3.000 video, 50.000 Caspita. iscritti e 15 milioni di visite. Mamma mia. Che a me non interessavano, ti dico, gli iscritti e le visite non mi interessavano, perché comunque chi ti ha nel cuore, comunque chi ti ha visto, ti ricorda, e magari se riparti qualcuno ti viene a rimettere l'iscrizione. Ma ho perso tanti video che facevano parte della mia crescita, e questa cosa qui mi ha dato tanto fastidio. Immagino. Penso, avevo seguito un po' quei momenti e mi ricordo che non hai passato proprio un bel periodo quando alla fine comunque non ti hanno dato la possibilità di riaprirlo. Praticamente non avevo un contatto giusto, un contatto interno, interno, interno che potesse contattare YouTube, perché non abbiamo la possibilità noi YouTuber e basta di contattare La appunto il piattaforma. social network, la piattaforma. Quindi dovevamo guardarci dall'essere protetti da altre persone, cosa che ero protetto da un'azienda, ma questa azienda era canadese. Ed evidentemente ero comunque piccolo per loro. Chiaro, quindi poi dallo sconforto comunque se la fenice risorge sempre, e quindi cosa hai deciso di fare? Ma allora io ho deciso di fare meno video, perché comunque un mese dopo sono ripartito più o meno, però con la convinzione di far meno video e un po' più belli, un po' migliori, cosa che alla fine sono riuscito a migliorare. Infatti la qualità è veramente migliorata. C'è il mio cane che fa cose che non dovrebbe fare, scusate. Nessun E problema, nessun colpa. diciamo che mi sono più dedicato a voler spingere più sui simulatori per creare un'altra via, ecco, dove poter lavorare, dove poter inseguire, diciamo, le proprie passioni. Il mio sogno è sempre stato quello di, non di farlo YouTuber naturalmente, ma di guidare una vettura di Formula 1. Sai, quando sei piccolo non sai che ci sono costi esagerati, quindi o dici: dai, voglio provare a diventare pilota di Formula 1. Mi sono reso conto subito che non potevo farlo, e quindi ho aperto il canale YouTube e ho iniziato a spingere. Poi dal 2018 ho spinto ancora di più fino all'anno dopo, quindi l'anno scorso, 2019, a diventare effettivamente un pilota della Ferrari Driver Academy virtuale, della Ferrari Esports. E diciamo che da luglio la mia vita è completamente cambiata. Ho fatto solo 2 video da luglio a marzo, poi adesso ho ripreso, nell'ultimo mese ho ripreso a fare abbastanza video, e ho più controllo, più possibilità di farlo. E diciamo che la mia vita sì, è praticamente cambiata, perché da luglio dello scorso anno ho cambiato casa 5-6 volte. Adesso sono stabilmente a Maranello da settembre. Ho cambiato casa da Maranello a Maranello, sempre più o meno. Quindi, però sono qui, e anche quest'anno sarò in Ferrari Esports, ma con un altro ruolo, non come pilota, ma come team analyst. Cosa consisterebbe essere un team analyst alla fine? Allora, praticamente noi siamo il team è composto dai piloti, che al momento sono due, ma dobbiamo prenderne un terzo al prossimo evento di Formula 1, è obbligatorio. Il coach, che è Stefano, Presenti, e il nostro TM, il team manager, team manager, diciamo, che è Alessio Cicolari, più io, che faccio il supporto a sia Alessio che Stefano e ai piloti. Quindi io di fatto gestisco vari documenti, guardo, scrivo varie cose, vari aspetti che riesco a intravedere durante una sessione di allenamento, che appunto è come una sessione, come un orario di ufficio, la mattina e la sera, mattina pomeriggio, scusami, a vedere quello che fanno gli altri, a provare anche io a dargli consigli, sia a piloti virtuali, che magari tu dici: Enzo è Davide che ha vinto il campionato l'anno scorso, non ne ha bisogno.
però il supporto serve sempre, che sia per il setup, che sia morale, un supporto psicologico penso che serva abbastanza. Non sono uno psicologo, però diciamo che abbiamo una grandissima un grande affiatamento, e il mio lavoro consiste proprio nel mantenere, diciamo, un po' tutti tranquilli, analizzare qualsiasi cosa positiva e negativa che succede e riportarla. Quindi alla fine è come un team vero e proprio, nel senso che anche se è nel virtuale, però ci sono tutte le varie figure che compongono come fosse un team di... Sì, un team reale, siamo chiaramente meno della metà, siamo veramente Sì. in pochi a gestire il tutto, perché non c'è una macchina vera che è effettivamente da gestire, da dover portare in pista. Però sì, vedo la mia figura come una figura abbastanza importante e creativa. Sarò anche diciamo, il content creator, quindi aiuterò anche nelle varie live che si fanno e tutto. Infatti Charles in questi giorni ha iniziato le sue avventure su Twitch, Charles Clerc, e gli ho dato una mano anche io nel far tutto, e sono uno dei moderatori, uno dei pochi moderatori di quel canale di Twitch. Quindi è una bella cosa, davvero una bella cosa essere in questo team, mi dà molta gioia, ecco. Molta soddisfazione sicuramente, cioè, vedere avere il sogno di entrare comunque in Formula 1. Adesso ti stai avvicinando perché insomma ti avvicini anche a questo mondo che anche se è virtuale è Sì, anche reale chiaramente, perché io ho avuto. ho avuto modo di vedere il video che hai fatto con Leclerc e deve essere comunque sì, una bella soddisfazione. Molto, molto, molto bello, emozionante. Ci siamo allenati da esattamente 7 giorni fa, da martedì scorso, per essere pronti a quella gara, che poi è successo che hanno fatto primo e quarto, non primo e secondo, ma hanno fatto davvero veramente molto bene sia lui che Arthur, il fratello. Non gli si può dire nulla, hanno imparato alla grande tutti i consigli che gli abbiamo dato, e hanno gestito alla grande tutta la pressione. Naturalmente per loro era, come dire, qualcosa di anche abbastanza relativamente facile, no? Perché si tratta di un gioco, non della vita vera, dove si rischia la vita e si Certo. rischiano di fare tanti danni. È un videogioco dove puoi provare sempre quando vuoi, però vi assicuro che la voglia di vincere era altissima. Loro non volevano perdere, non volevano assolutamente fare la figura di quelli che ci hanno provato. No, volevano fare la figura di quelli che volevano vincere, Vincere. e appunto Charles l'ha fatta. Quindi è sempre da pilota, nel momento non si metterà il casco, ma lo si mette in Sì, maniera infatti. virtuale e lì il classico si chiude la vena e via. Sì, senza dubbio. Tornando un po' indietro, l'anno scorso sei andato a Londra, no? Sì. Puoi raccontare un po'. Cosa comporta comunque come allenamenti, avvicinarsi e poi arrivare a quei livelli? Allora, eravamo 20 piloti in 5 decimi, qualche volta 6, qualche volta 4 e mezzo, qualche volta 4. In 4 decimi trovavi 20 piloti che dici, vabbè. Chiudi un attimo le palpebre, chiudi un attimo gli occhi, li riapri e vedi 20 macchine che si sono passate, non le hai viste nemmeno, effettivamente, le hai solo sentite. 20 auto in 4 decimi, dici, vabbè, come ti puoi allenare? Ecco, noi avevamo 3 gare al mese, siamo andati a Londra 4 volte, e ogni mese dovevamo allenarci, anzi, meglio, in 3 piste diverse. E quindi l'allenamento era sempre più o meno lo stesso. Si faceva magari una settimana una pista, una settimana l'altra, una settimana ancora l'altra ancora, oppure facevamo 3 giorni una pista, 3 giorni l'altra, e poi facevamo 2 piste nella stessa giornata. Comunque provavamo di solito una pista al giorno 8 ore, ecco. Quindi vuol dire tanto, 8 ore sulla stessa pista vuol dire che conosci tutti i segreti di quel tracciato. Lo puoi E fare a ti occhi assicuro, chiusi? Qua sì, quasi. la puoi fare a occhi chiusi. Il problema è che comunque sia, è sempre veramente difficile riuscire a mettere il giro perfetto in cassa, perché
magari ti viene un settore 1 perfetto, settore 2 niente male, un settore 3 non decente, nemmeno decente, e poi il giro dopo ti viene un settore 1 non buono, un settore 2 ottimo e un T3 perfetto, ma non hai messo appunto hai il teorico. Ecco, quello che dico sempre è che tu hai quel teorico che vedi che ti fotte sempre perché vedi che puoi fare quel tempo, ma non lo fai praticamente mai. Ecco. Fa parte appunto del gioco, no? Sì. Però ti dico, l'esperienza a Londra era ancora più incredibile perché sei lì con simulatori diversi, volanti diversi, cioè volanti sì uguali, ma non sempre gli stessi che a casa, postazioni diverse rispetto a quelle che hai a casa, rialzate, davanti c'è il pubblico, davanti, anzi, di fianco hai altri piloti di altri team, quindi la pressione era tantissima. Non a caso praticamente nessuno ha fatto i propri miglior tempi lì. Solo due piloti mi pare che ci sono riusciti a fare meglio dal vivo che da casa, e ciò vuol dire che hanno una concentrazione che riesce a far oscurare tutto quello che si ha attorno, ma si è solo concentrati sul gioco e ci si trova la perfezione sulla postazione nuova, diciamo, che hai. Certo, quindi anche in questo caso la preparazione, oltre che, non si può dire, si può essere preparati fisicamente, ma qui penso conti di più la preparazione mentale. Bravissimo, sì, serve tantissimo. L'ultimo mese abbiamo fatto anche 10 ore al giorno, 12 ore al giorno e ti assicuro che dopo Formula 1, dopo aver fatto gli sport, non ne volevamo più sapere del gioco perché era una cosa naturale, dai, sai, hai le tue ferie, sono state, diciamo, ferie o comunque vacanze meritatissime dove proprio non abbiamo più toccato Formula 1. Ma in generale, comunque, giochi di guida non è che ne abbiamo toccati molti, devo essere sincero, nel giro di 2 mesi. Dopo 2 mesi abbiamo ripreso un po' a girare, naturalmente, però c'è una pressione addosso, anche perché si guida per la Ferrari, quindi c'è una pressione addosso che non posso misurare. Al momento non so dirti esattamente come mi sentivo perché non sono in quella situazione, non posso nemmeno descrivertela. Immagino che la pressione sia tanta. Ci vorrebbe un mental coach per affrontare queste gare. Come penso lo Beh, abbiano anche i piloti reali, no? sì, loro ce l'hanno, sì, hanno un po' tutto, il trainer, il personal trainer, hanno tutto. Sì, servirebbe magari quella faccia in futuro, vediamo se arriverà, comunque siamo un team bel affiatato che si conoscono benissimo da anni, non solo dall'anno scorso, quindi da questo punto di vista siamo, penso, avvantaggiati rispetto ad altre squadre. E comunque alla fine ci sei arrivato abbastanza vicino a vincere. Ma in realtà io no, perché non ho fatto bene l'anno scorso, ho dato tutto, ho dato l'anima, ma non sono riuscito a far bene, bene bene quanto volevo, quanto avevo pronosticato anche, questo va detto. Infatti non mi meritavo, diciamo, come ho anche detto al team, il rinnovo come pilota, solo che mi hanno voluto tenere loro per quanto riguarda appunto un altro tipo di lavoro che appunto adesso è il team analyst, un lavoro che credo che sia più duraturo dal mio punto di vista perché ormai mi sto facendo vecchio, ho 24 anni, sembra strano, però per il sim racing 24 anni per Formula 1, dato che corrono tutti i sedicenni tra poco, non lo so, inizia a essere il Jenson Button, il Fernando Alonso e il Kimi Raikkonen, ecco, giorni nostri in griglia di partenza. Il più vecchio ha 27 anni. Quindi per noi dovrebbe essere ormai un sessantenne. Ecco, nel sim racing è quasi un È sessantenne, tutto diciamo. triplicato come. Sì, quasi, quasi. Duplicato sicuramente, triplicato ancora no. Però sì, è molto, molto. I riflessi contano tantissimo, e lo sai anche tu che a 16 anni hai riflessi maggiori rispetto a quando ne hai, a, quando, quando ne hai 40 anni, a quando ne hai 40, 50, 60. Certo. E a 30, diciamo che se ti mantieni bene anche a 25 riesci ad averne. Solo che nascono con queste skill, questi Nascono col volante in mano. giochetti. Diciamo che nascono bene, ecco, questi piloti nuovi. Ma non pensi invece che magari mantenendo un allenamento e diciamo
con la... Siccome conta tanto anche il fattore psicologico che maturando un pochettino magari ti aiuti questo aspetto. Assolutamente, sì, ma l'aspetto psicologico secondo me influisce tantissimo, perché i tempi la maggior parte delle volte non ti vengono perché sei nervoso, non perché non sei capace di farli. Vabbè, comunque detta così, 24 anni, sentirsi vecchio in questo mondo fa un po' strano, dai, fa un po' No, perché strano. penso che il mio lavoro, il mio lavoro ideale in questo momento sia proprio questo qui che mi è stato proposto, perché so che è un lavoro duraturo e so che ci sono piloti virtuali che possono rendere Ferrari ancora più competitiva nel virtuale, quindi mi faccio volentieri da parte se questo è per il bene del team, assolutamente. Ti fa veramente onore perché di solito i piloti vogliono correre e arrivare primi, correre e arrivare Sì, lo primi. so, sono un po' particolare da questo punto di vista, un po' mi odio, però sono così. Comunque veramente ti fa onore. Nel frattempo salutiamo un po' di persone, Luca, Salvatore, ciao Rossana, abbiamo anche una donna che ci segue dalla Puglia con furore. Daniele, Luca, Loris, e abbiamo anche qualche domanda. Sì? Luca chiede: Assetto Corsa è il miglior gioco di simulazione per console, a vista tua? Allora, Assetto Corsa era il miglior gioco diciamo, non su console, ma su PC, era uno dei migliori giochi. Però se la giocava con R-Factor 2, se la giocava con iRacing, che onestamente, a mio parere, non è che sia il massimo della simulazione iRacing, non, o meglio, io come tanti altri non si trovano, tanti altri si trovano, tanti altri no. Il miglior gioco, il miglior simulatore, secondo me, che appunto ho avuto il piacere di correre più volte, è Assetto Corsa Competizione, quindi il nuovo simulatore di Kunos. Quello sì che è un passo avanti rispetto, secondo me, a qualsiasi altro. È proprio la sensazione di avere la macchina tra le mani, quella è proprio simulazione più bella, più pura che io abbia mai trovato. E invece di Forza Motorsport, che ne pensi? Ah, Forza Motorsport non penso che sia un gran simulatore. Diciamo che è un gioco È arcade, un gioco. è un gioco dove con il volante vai meno forte rispetto a quando hai il joystick. Cioè, questa purtroppo è una conferma, cioè, lo posso confermare, è un dato di fatto, perché con il joystick puoi fare cose che con il volante non puoi. Ecco. Col joystick basta che metti la levetta tutta a sinistra, tutta a destra, e al 100% le ruote stanno girando in quel modo. Quindi hai una precisione del 100%. Con il volante non hai la precisione del 100%, anche se provi a mettere il volante esattamente a 90 gradi, a 100 gradi, eccetera, eccetera. Ho capito. Poi questa domanda casca giusto perché volevo anche chiederti questo aspetto. Quanto pensi possa aiutare nella guida reale aver fatto pratica con i simulatori? Visto che poi tu sei andato oltre e comunque hai guidato anche in pista. Sì, ma ti assicuro che siccome ho guidato prima io nel virtuale, che poi scendere in una pista, a me ha davvero aiutato tantissimo saper già come comportarsi in pista. Sui simulatori, comunque, io penso sempre a una cosa, ovvero che ogni curva sia più o meno la stessa, una di quelle che sui simulatori ho sempre affrontato. Anche se vado in una pista nuova, a me serve capire come affrontare le curve, capire come è fatta la pista, ma bene o male i punti di frenata sono sempre gli stessi, perché le curve sono sempre le stesse. Almeno una volta nella vita io ho sempre affrontato un tipo di curva, ogni tipo di curva, e quindi di conseguenza io sapevo dove mettere le ruote in pista, sapevo in che traiettoria stare, sapevo cosa dover fare, ma naturalmente nella realtà la differenza è che non sempre ti riesce quello che vuoi e non sempre, anzi, non puoi mai, diciamo, avere l'opportunità, di far ricominciare la sessione o riprova il giro oppure il flashback, ovvero che ti fa tornare indietro tre curve e le rifai alla perfezione. Questo resterà nel videogioco, nella realtà hai il Certo, one shot, un'opportunità. quindi è molto più difficile alla fine sicuramente. Sì. E tornando sempre un po' agli sport, quanto ti alleni, cioè per arrivare a
un buon livello, un pilota, quanto è che si deve allenare per puntare a quei livelli? Allora, mentalmente deve iniziare a essere a posto, non deve sentirsi migliore, perché se ti senti il migliore, e io ho il migliore che abita qui in casa con me, è David, che ha vinto il campionato, quindi a conti fatti pare essere il miglior pilota al mondo su F1, quantomeno, non dico su altri simulatori, perché lui si è misurato su Formula 1 ed è arrivato primo su F1, comunque dove hanno partecipato centinaia di migliaia di persone. E non si deve sentire il migliore, non ti devi sentire il migliore, devi sentirti in grado di poter fare delle cose e devi riuscire a combaciare la tua testa con i tuoi piedi, con le tue mani e riuscirai, secondo me, riesci sicuramente a fare del tuo meglio e riuscire a fare un bel tempo, riuscire a fare buona impressione magari a chi ti sta guardando. Diciamo che comunque devi nascere con del talento, credo che sia la cosa più importante. Naturalmente, se non nasci con il talento, qualcuno avrà sempre qualcosa in più di te e non ci puoi fare niente. Puoi sbattere la testa, non ci puoi fare nulla, devi proprio sbatterci la testa e vedere dove perdi. E magari ci puoi arrivare con la costante dedizione, quindi dovrai lavorare tanto, tante ore, però magari c'è sempre quel ragazzo che ne ha di più, quella persona che ne ha comunque un pelo di più, perché tu fai tutto, dai l'anima, ma lui fa ancora di più, quindi o un tuo limite, hai trovato il tuo limite, lui ancora non l'ha trovato ed è più forte di te, oppure il suo limite è quello ed è superiore al tuo, quindi devi fartene una ragione in tutti i casi, però devi allenarti tantissimo, veramente tanto per scoprire il tuo limite. Diverse ore al giorno, sicuramente. Sì, tante, tante ore al giorno. Almeno dai, diciamo 4 ore al giorno per capire un po'. Fai 4 ore al giorno in una pista per una settimana e vedi un po' che livello sei. La pista dopo 4, 8, 12, per 28 ore, diciamo, di pratica dovresti saperla a memoria. Dunque, ti ritrovi l'ottavo giorno a fare il tempo. L'ottavo giorno devi fare un bel tempo. Se hai capito bene la pista e se hai capito bene tutto quello che devi. Il processo, diciamo. Certo. So che comunque hai fatto anche dal virtuale, poi hai fatto qualcosa di concreto e anche qualcosa di bello, perché non ricordo se la settimana scorsa o poco più hai fatto anche un evento per beneficenza. Sì. C'erano piloti molto, cioè, c'erano personaggi piuttosto importanti, è andata bene, diciamo. Mi hanno invitato, alcune pagine mi hanno invitato, ho corso per una pagina, diciamo, satirica, molto, molto, molto divertente, e si è andata bene, nel senso che ho vinto questo evento, questo mini campionato, diciamo, tra di noi. Ma era la cosa meno importante, era la cosa più divertente, la cosa più bella era raccogliere dei fondi, più importante era raccogliere dei fondi per la Croce Rossa e divertirsi con persone che comunque non senti tutti i giorni, anzi, alcuni non li avevo mai sentiti. Certo. Il fatto di farlo appunto per beneficenza, poi tutto il resto passa in secondo e in terzo piano, chiaramente. Sì, assolutamente. Bene, Amos, io ti ringrazio, ti avevo detto che ti rubavo dal tuo allenamento una mezz'oretta, perché so che comunque ogni giorno sei sempre lì Sì. a fare il tuo lavoro, che inizialmente avevo un po'. Non avevo capito, insomma, ma ho capito bene adesso che è proprio un lavoro. Quindi se vuoi altre domande non ne vedo, quindi se vuoi salutare, dire dove ti possono trovare i social piuttosto Ah, che. sì. Su Instagram basta scrivere Amos Laurito e stessa cosa anche su YouTube. Diciamo che la maggior parte delle cose le faccio su Instagram e appunto carico video su YouTube. Quindi Amos Laurito. Non ti avevo chiesto due cose che mi ero tenuto un po' lì. Perché Rincos? Ah, sì. Perché è nato tutto da un video del 2013 quando ho detto Rinco Bronco. Ah, perché era una parola, secondo me, che avevo inventato io poi, anni dopo,
uno mi ha scritto: ma guarda che questa parola qui l'avevano detto The Simpson, ha detto, quindi nel nostro doppiaggio italiano. Quindi è stata una cosa piuttosto simpatica, perché esattamente Homer Simpson aveva detto Rinco Bronco, e da lì poi è nata l'abbreviazione Rincos, che mi è piaciuta di più. Quindi alcuni possono pensare che Rincos sia un'offesa, in realtà, Infatti, perché sai, no? Ovviamente Rincos, pensi Rincoglio, eccetera, però no, non è così assolutamente. puoi dire dove usi, diciamo anche dove usi questo nome. Sì, io ho creato un campionato da poco, che si chiama appunto Rincos League. È un campionato su Formula 1 2019, molto particolare, oserei dire è una novità, un'aria, una ventata d'aria fresca nel nostro mondo, perché ho deciso proprio di far lavorare molto delle persone che prima non si conoscevano attraverso un team composto da quattro piloti, non solo due piloti, quindi 18 team in totale, ma 18 piloti in totale, ma ben 36 piloti che dovranno gestirsi tra di loro per fare a testa quattro gare. Quindi è qualcosa di totalmente rivoluzionario, che al momento sta funzionando molto bene. Sto ricevendo dei feedback molto positivi da parte dei team, ed è bello perché hanno così la possibilità le persone di conoscersi, fare amicizie e provare, perché sapete, non è facile quando tu hai solo un altro compagno di squadra e quel compagno di squadra non può quella sera, quindi non puoi provare quella sera. Allora chiedi il giorno dopo non può nemmeno. In questo modo hai almeno, se non può una persona, altre due persone che possono giocare, allenarsi con te. Certo, quindi è E qualcosa quindi di è nuovo. tutto molto studiato, diciamo. E l'ultimo, poi ti lascio andare, Sì. Sutil. Io ti favo su Tilda da piccolo, non ci posso fare niente. Nel 2007 l'avevo visto la prima volta, avevo 12 anni, non ci vedevo più. 11 anni, non ci vedevo più. Era il Non tuo ci vedevo idolo. più. Sì, perché io ho sempre amato i team di bassa classifica, di media classifica, anzi, medio-bassa classifica. Quindi i piloti che facevano delle imprese con delle macchine, dei team comunque oggettivamente non al top, io stravedevo. E Sutil su Bagnat andava da Dio e andava forte in generale, quindi mi piaceva tanto e lo tifavo super volentieri. Bene, dai. Io ti ringrazio veramente di cuore perché so che sei super stramega impegnato, quindi grazie mille per questa Grazie chiacchierata a te. e Grazie niente, ci stammi bene e in bocca al a te. lupo per Anche tu. tutto. Grazie, grazie. Ciao, ciao a Buona tutti. serata. Ciao a tutti Grazie. e a domani per un'altra live. Ciao, ciao, ciao.